Ok signori, continuiamo con Call of Duty Black Ops 2. Dobbiamo fare la missione Celerium. Praticamente, allora, una cosa. Cercherò di portarvi tutti i finali, perché io so che ce n'è più di uno, ovviamente. Quindi cercherò di portarvi anche gli altri finali, ma non vi prometto nulla. No, dai, cercherò davvero di portarveli, senza rotta di cazzo. Mi sa che l'arma la lascio così, per ora. Sì, dai, va bene così, go. Tutto inizia così. Mio padre cerca di uccidere Menendez e lui vuole vendetta. Questo di metterci a me. Menendez, ai tempi, era ancora un pesce piccolo. Si era arricchito con un giro di narcotraffico in Nicaragua. L'aveva ereditato. Il padre è ucciso dalla CIA. Il guercio ce l'ha con l'America. Noi cazzeggiamo in Medio Oriente mentre i russi e i cinesi se la spassano. No, i politici ne fanno una questione di ideologia. Puttanate. Dammi il telefono. Ok. Materie prime rare. Ormai il mondo dipende da questo. Chi le controlla? La Cina. Mentre noi lecchiamo il culo ai cinesi. Il misterioso social network Cordis Dia fomenta movimenti di protesta simultanei in Corea del Nord e in Iran. Chi guida Cordis Dia? Nessuno è mai riuscito a vederlo finora. È noto solo con lo pseudonimo di Ulisse. Ulisse, sto cazzo. È Raul Menendez. Coglioni. Al JSOC non mi hanno ascoltato. Erano già fissati con i droni. Roba da matti. Basare un intero esercito su un minerale controllato interamente dai cinesi. Mi serve da bere. Stronzetto, cerca delle infermiere. Non voglio merda dietetica. La rivelazione di Cordis Dia, secondo cui il cyberattacco è stato ordinato dalla Casa Bianca, ha fatto infuriare il premier cinese Chen. Dopo tutti i casini che ha combinato il governo americano, per una volta è innocente, ma nessuno gli crede più. Spengono la rete di Cordis Dia. 2 giorni dopo, trovano il direttore dell'FBI morto, bruciato vivo. E ora 1 miliardo di persone sono certe che Raul Menendez sia il salvatore. Beh, indovinate un po'. Non lo è. Mi conviene farlo fuori subito. O sarà un casino. Pazzesco! Menendez ci nascondeva un cazzo di esercito privato! Cubani, veterani, armi all'avanguardia. Quanti seguaci avrà Cordis Dia? Che so, 1 miliardo? Forse 2. E non crederanno che il loro capo è un terrorista. Menendez è il loro messia. Avranno un brusco risveglio allora, ho detto tutto. Ora vediamo cosa Menendez tiene là dentro. Sei pronto, Harper? Muoviamoci con attenzione. Non voglio restare qui. Oddio. Che figata. Ficchia. Sta roba alla Mission Impossible, no? Quei guanti che si attaccano, che figata. Go. Terreno irregolare. I nanoguanti faranno gli straordinari. Finora tutto bene. Pronto? Ok, campione, ora tocca a te. Ancora una volta, forza! Stiamo bene. Grazie. Qui tutto ok. Ben poca resistenza. Una passeggiata. Non sia sì idiota. Non sottovalutare Raul Menendez. Sì. Ah, dimmi. Cordis Dia, che cosa significa?
latino. Giorno del cuore, credo. Ha un che di nobile. È quello che Menendez fa credere ai suoi seguaci. In realtà, è tutt'altro. Crosby, a te. Questo me lo ricordo, però. Ok, let's go. Uso il mouse per virare, minchia. Con i missili non mi ha portato molto fortuna, eh. Gesù Cristo. Non farò attenzione. Oddio. È facile, no? A destra! Là, il varco della montagna! Ma in caso ci schiantiamo tutti e tre. Apertura! 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 Che classe, okay. A posto! Salazar, Crosby, avete il fianco sinistro? Roberto, pronti al tuo segnale! Kraken, qui Harper, rispondi. Il nemico sta per abbandonare l'area, attendo istruzioni. Servono certezze sulle loro potenzialità. Procedere all'ingaggio. Section, lo vedi anche tu? Sì. State pronti al mio segnale. La granata EMP friggerà i loro sistemi stealth. Oh, bravo. Falli fuori, per via. Incredibile come sto gioco mi passa dai 60 fps ai 30, tipo. Bizzarrissimo sta cosa. Là, drone in decollo. Quello stronzo non deve partire. Subito! Aspetta! Section, come si sta io la chiamo? Guarda questi! Jesus. Ok, possiamo andare! L'avione combatte! Ho già finito i colpi, ma seriamente. Avanzo! Dai, spaziamoli via! Spaziamoli via e come però? To! Oh, Salazar, scusa. Vabbè, devo prendere i tiri in uscita, su via. Dejen che lo tanker de guerra se encarguen! ¡Bajen la cabeza! Cazzo, quelle torrette hanno tutto sotto tiro! Madonna. Frigile con le EMP! Sì, cazzo! Ma anche senza voi. Problemi. Aspetta un attimo. Ho questo. Gli hai spaccato il culo.
Vai, yeah! Così, bello! Resta giù! Madonna. Perché ragazzi, vi giuro, non mi spiego come questo gioco possa passare dai 60 fps ai 30, così. Cioè, guarda che è un titolo comunque vecchiotto, non è che è proprio recente. Cioè, boh. Pazzesco. Mi stranisce un botto questa cosa, vi giuro. Quindi se vedete un po' di lag, calo di frame rate, cioè, sapete perché. Potrebbe esserci dell'altro sottoterra. Kraken Quiz Section. Base di superficie neutralizzata. Stiamo passando alla struttura secondaria. Facciamola saltare. Indietro. Go. Vuol dire che sono pratico. Occhio, le inondazioni avranno indebolito la struttura. Ma guarda un po'. Aspetto gli altri. Andiamo sciocchi. Oh cazzo! Guardate! Quella di prima era solo una copertura. Le pareti sono spesse. Dentro non comunicheremo. Aggiorna Briggs, digli che entriamo. Kraken, qui Harper. Struttura d'alta tecnologia confermata sotto il tempio. Richiedo unità d'assalto e contenimento alle nostre coordinate. Attenzione! Appena entrati perderemo il contatto radio. Kraken confermato. Unità mobilitata per intervento immediato. Restate in attesa. Salazar, apri. Cosa c'è? E questo? Ah, bella armatura. Tipo. Mimetizzazione ottica. Però c'è il mirino laser dell'arma. Quindi sistemi mi fa stealth nemici. Daranno un bel da fare ai nostri tecnici. Mettila. Così non ti vedranno. Bene. E l'arma? Oddio, bene! Che cazzo! Beh, così è andato, madonna! Qui non siamo certi i benvenuti. Oh, okay. Movimento. Non lo che muovete. Non avete munizioni, vero? Sì. Vabbè. Ma mi vedono? Sì che mi vedono! Vabbè, mi sono avvicinato troppo. Ok. Andiamo. Così faccio ricarica munizioni. Ok. Stiamo a posto. Porti di merda! Ah, è Vulcan, qua accorgo. Altre torrette! Sono lì!
Curate! Ok. Walker in buca? Ok, Madonna, via libera. Quanto mi manca un titolo ambientato nel Vietnam, porco cane. Che cazzo devo pagare per averlo? Maledizione. Ok. Questa è roba della 3D Fabrication. Armi leggere, cosa del genere. Menendez si prepara alla guerra. Woods ci ha parlato della ricchezza accumulata da Menendez. L'ha investita tutta in armamento. C'è qualcuno? Tardo esplosionando. Anche se potrebbe tornarmi utile, però. Quanti colpi? Aspetta. Cioè, dardo esplosivo, questo che... Vabbè, l'M4 non ce l'ho già. No, vabbè, sti cazzi. No, non uccidetemi! Ok, vieni fuori. Questo è il laboratorio di un noto terrorista. Inizia a parlare o finisci male. Mi chiamo Eric Brainer, magnetometrista. Ah sì? E Cordis Dia, che cosa se ne fa di te, eh? Mi hanno portato qui per studiare il Celerium. È un nuovo elemento raro che rivoluzionerà le tecnologie dei microprocessori. Stanno arrivando! Fatemi uscire da qui, vi dirò tutto! Stai giù, cazzo! Sono le bombole di... Ok. Dobbiamo con questi scudi! Ok. Usiamoli come riparo! Mi bastate lo stesso! Tirato un altro. Un set che ho attivato prima si rivelerà molto utile. È una pezza pulita praticamente. Merda. Ancora? Ok. Di qua! Servono 9 persone per sbloccare il meccanismo. Quante ne servono? Al tuo via! Aspetta, aspettami! Go! Seguimi! Correlazione quantistica. Qui dentro c'è più potenza di calcolo che nel vostro intero apparato militare. Madonna. Girava voce che Menendez volesse usarlo come base di un cyberattacco senza precedenti. Si parlava di qualcosa chiamato Karma. Forse è il nome della cyberarma. Se Menendez usasse un worm basato sul Celerium per il suo attacco, nessuno riuscirebbe a fermarlo. Di sicuro non io. Ops. Ma robottino lì è staffa. Scopri dov'è la squadra di supporto. Dietro di noi. Arrivano. Grazie. Qui Harper. Aggiornamento sullo stato dei rinforzi. Molto utile. Posizioni difensive. Grazie. Cazzo, non risponde. Ce la faremo. Con o senza supporto. Non è finita! E questi qua! Record carriera aggiornato. Non so cosa intendo per record carriera aggiornato.
cuccia. E Briggs, calma, è la squadra di recupero. Conte, cazzo, PD. Che bello vedervi. Ciao, buona serata. Credo che la missione possa dirsi compiuta. Ammiraglio Briggs, lieto di vederla. È reciproco, Section. Qualunque sia il piano di Menendez, il Celerium è la chiave. Oggi il bastardo ha masticato amaro. È solo un uomo, ammiraglio. Vuole far credere di essere di più, ma non è altro che un povero vecchio. Vecchio e patetico. Ok, proseguiamo, c'è un'altra missione, facciamo questa. Vecchie ferite, Afghanistan 1986, caricatore aumentato. Una macchina la possiamo scambiare con qualche altra pistola, non ho questo. Ok. Per capire Menendez devo entrare nella sua testa bacata. Salazar era in Nicaragua mentre prendeva il potere. Lo conosci meglio di chiunque altro. Dimmi perché ci odia così tanto. Ringrazia la guerra fredda. Da giovane vide i Contras massacrare la sua gente. Poi nel 1972 ci fu il terremoto. La sua famiglia era in ginocchio. Un anno dopo, l'amata ermana Josefina resta ferita in un incendio. Raul si dà al narcotraffico con il padre. Diventano ricchi e potenti. In poche parole, due leggende di Managua. Il loro cartello non era intoccabile. E così la CIA decide di far assassinare il padre di Raul. Quindi Menendez giura vendetta e inizia a trafficare armi in Afghanistan per crearsi un esercito. La CIA viene a saperlo e lo cerca a Kabul. È la foto che Woods ci mostrò al Vault, ricordi? Questo belloccio sono io. Quello brutto è tuo padre. Dopo il Vietnam, i numeri e il resto, aveva il cervello in pappa. Inizia la festa, Mason! Woods, cosa hai visto? Sabbia. Sabbia e ancora sabbia. Il contatto di Hudson è in arrivo. Possiamo fidarci dei cinesi? Quasi. Hanno supportato i Mujahideen proprio come noi. Sanno che dopo l'Afghanistan i russi punterebbero sulla Cina. Quelli non piacciono a nessuno, eh? Mi conosci? Io odio tutti. Forse è meglio se abbassi la testa. Tranquillo, ciao. Abbiamo consegnato le armi. Mi pare avessimo un accordo. Vi porterò dal capo dei Mujahideen. Lui vi aiuterà a trovare Raul Menendez. Abbiamo cavalli veloci. Seguitemi. Ok. Andiamo. Molto bene. Mason, qui Hudson. Siete entrati in contatto con Zhao? Stiamo andando al campo dei Mujahideen ora. Ricorda che la nostra presenza qui deve restare assolutamente segreta e non tracciabile. Se i russi scoprono il nostro intervento in Afghanistan, siamo nella merda. L'unico modo che hanno per scoprirci è ammazzarci. E sai che non succederà. Un vago ricordo di sta missione, vago. Molto vago. Sbrighiamoci. Pensiamo che i sovietici si preparino ad attaccare il campo. Mason, fatti una mossa! Sì, me lo ricordo. Ricordo di un attacco, se non erro. Da vibes alla Rambo sta catenese. Rambo 2, credo. Oltre, non mi ricordo. Quello ambientato in Afghanistan, praticamente. Comandante,
qua. Se un attacco russo è davvero imminente, mi serve tutto l'aiuto possibile. Ho portato un paio di specialisti che forniranno consulenza. Eccoli qui. Raman, questo è Woods. Lui è Mason. I migliori che abbiamo. Ci servono armi, non soldati. Ah. Dovrebbe bastare. Tanto per capirci. Noi respingiamo i russi e voi ci date informazioni su Menendez? La nostra base è qui. Per entrare nella vallata dovranno passare da queste strettoie. Questo lo so. E i nostri uomini presidiano le montagne. Le nostre armi gli daranno vantaggio. Che piano del cazzo. Parliamo dell'esercito russo. Puntano su forza bruta, superiorità numerica e mezzi corazzati. Siete pronti? Non hanno esperienza con i nostri armamenti. Noi sì. Siamo soldati da prima linea. L'assalto russo è iniziato. Yalla! Yalla, Baro Virun! Yalla! Hai fiducia nei vostri piani? Ho più che fiducia. Diamoci dentro. E ti dico anche yalla. Yalla, yalla. Dove cazzo sto andando adesso? Sbrighiamoci! Non dobbiamo farli entrare nella vallata! Misala, Mason! Aspetta, c'è qualcosa qui. Oh, merda. Oh, immortai! Che bombo. Oh, merda. Vai, non è rimasto più nulla ormai. Si mette peggio del previsto. Abbiamo hit che schierano fanteria davanti al campo. Lasciamo fare ai Mujahideen. Noi pensiamo a respingere i loro mezzi. Oh, merda. No, sono amici. Ma l'elicottero è amico o nemico? Vabbè, che cazzo di squadra anche io. Yalla, yalla! Cazzo, per poco! Sì! Porca troia di figata! Sta cosa di... Dio! Sta cosa di morta e minchia. È una cazzo di figata. Non mi ricordo dove cazzo l'avevo vista. L'avevo vista in un film, no? Ma credo sia Salvato il soldato Ryan, se non erro. Se non erro. Un fucile avanza tra le rovine. Un fucile non ti basterà, Mason. Prendi uno stinger dall'arsenale. Ho capito, fammici arrivare. Oh merda! Ci devo anche arrivare proprio, no? Vivo preferibilmente. Oh Gesù! VTR annientato! Attimo Mason! E i Mujahideen penseranno alla fanteria! Mason, piazza una carica sotto l'arcata. Facciamo in modo che da qui non passino altri veicoli. Sotto l'arcata. Faccio girare. Madonna, te mi manca una vecchia cotta, Cristo. Un po' in mezzo la piazza? Piazzata.
Muovetevi! Non vi faccio saltare in aria. Adesso, Mason! Razzo, Trestoia Ovest sotto controllo! Di qua non passa più nessuno! Woods, Mason, ci lanciano addosso tutto quello che hanno! Tutta la vallata è una polveriera! I Mujahideen ci informano di carri russi in arrivo da nord. Non li devo distruggere. Forza brutta. E l'avevi previsto. Sbagliato. Sono armi. Zarodinu! Zarodinu! No, aspetta. Dov'è il mio? Vado, vado, vado. Minchia, a cavallo. Lanciamissile che ho capito. Mancato! Dove? Questo lo fai. Hai fregato! Carri fuori uno. Segnalati elicotteri nemici a nord della vallata. Questo si può. Subito! Gesù. Mancato! Comunque fa esplodere. Cosa fa esplodere? Elicotterino? Abbatti quei rossi di merda! Così lo prendo. L'hai preso! Andate male. Pazzo! Elicotteri russi eliminati. Carri russi avanzano a nord della vallata. Intervento immediato. Ricevuto, Azzo. Entriamo in azione. Andiamo! Un altro mi sa che va giù. Oh yes. Cazzo! Come ho fatto a mancarlo? Come ho fatto a mancarlo? Carro distrutto! Ho fatto col tank. Ma il tank nel lato non dovrebbe essere... Riesco a capire dove cazzo vi sparano. Io faccio piazza pulita qua. Calano unità di fanteria. Non lasciate che tocchino terra. Che posso portare un troppi razzi. Ciao. Che giro. Non so cosa ho beccato, ma ok. Ma vaffanculo, potevi andare dritto a schiantarti, no? Arrivano all'infinito sti bastardi. Mi sono ammazzato un po'. No! Vado ormai. Hudson, le munizioni sono nostre. Hai avuto coraggio, americano! Mason, torna alla base. C'è un problema. Di che tipo? Di tutto quello che lo vedrai tu stesso. Yeah. Perché il mio cavallo è lì? Ok, torno. Il tuo vecchio aveva due palle così. Vuoi dirlo forte? Krachenko,
Gli aveva aperto la testa per riempirla con quei cazzo di numeri e ne è uscito vivo. Mason diceva di non vederli più, ma non lo so. Non ci giurerei. Merda. Mason, dà un'occhiata. Non è ancora finita. I russi vogliono darci un'ultima dimostrazione di forza. E noi ne daremo una di coraggio. Ci sei? Moriamo tutti. Madonna. Sì, ciao. Oddio, il tank è qua. Che se mi schiaccia sto strozzo. Supercar. Mason! Dai, forza! Portaci accanto al carro! Vieni, prendi! Oh! Numeri, numeri! Kravchenko, pezzo di merda. C'è lui dietro tutto questo. Kravchenko deve morire. Ogni tanto rivedevo quel tic. Tornava quello sguardo, lui iniziava a scrutare la stanza. Poi ecco che si mette a parlare con il russo. Vic Reznov. E i suoi trucchi del cazzo. Woods, forse dovrei gestire io l'interrogatorio. Non rompere i coglioni. Ho un conto in sospeso con questo figlio di puttana. Ti avevo lasciato marcire in Vietnam, sergente Woods. Dovresti essere morto. Beh, nessuno mi ha avvisato. Secondo Raman, sei in affari con un tizio del Nicaragua. Di nome Raul Menendez. Cosa fai per lui? Vaffanculo. Mai sentito dire occhio per occhio? Eh? Quelli sono Mujahideen, caro. Ti seppelliranno fino al collo, ti strapperanno le palpebre e ti lasceranno friggere al sole. Io farò più in fretta. Dimmi tutto su Menendez. Gli vendo armi. Deve morire. È molto sovietico da parte tua. L'Unione Sovietica sta crollando. Contano solo i soldi. Dove finiscono le armi? Cuba. Angola. Terzo mondo. Perché? Menendez vuole spazzarvi via tutti. Dovrà rivedere i suoi piani. È più potente di quanto pensi. Ha infiltrati anche nella CIA. Cazzate! Si sta prendendo per il culo. Bong. Cazzo stai facendo? Menendez dice che dovete soffrire. Bastardo traditore di merda. Vi abbiamo aiutato contro i russi, siamo con voi! No, non lo siete. Voi sarete sempre il nostro vero nemico. Marco. Senza acqua né riparo, resisterete un giorno. Al massimo.
Insomma, siamo sepolti nel deserto e secondo tuo padre chi arriva in sella a un destriero può salvarci. Vic. Vedi? Sei uguale a tuo padre. No, non era lui. Reznov. Avanti, se fosse stato lui non pensi che sarebbe rimasto in zona per un po', magari per spiegare qualcosa? Ok signori, spero che questa seconda parte cicciotta di Call of Duty vi sia piaciuta e noi ci vediamo con la prossima. Ciao a tutti.